Allora, per Bici Sport e qui Bici Sport, siamo a Clan Montana, Stefano Garzelli. Stefano, si è messa già in moto la tappa accorciata, tanto discussa. Tu da che parte stai? Perché ci sono un po' voci contrastanti in gruppo, no? Ma in gruppo non lo so, io penso che quest'oggi i corridori si siano fatti un autogol. Per quanto riguarda la salita del Gran San Bernardo fino ai 1800 metri, poi quel tunnel e la discesa, le situazioni limite non c'erano. Da voci, sembrerebbe che i corridori nella riunione abbiano chiesto di annullare la Croix de Coeur, la seconda salita, 2160 metri, e invece l'organizzazione gli è venuta incontro annullando la prima parte. Quello che io non capisco sinceramente, cosa hanno risolto? Niente. Se io chiedo di annullare la Croix de Coeur, però dopo, se mi annulli la prima parte, accetto di farla, sinceramente non capisco cosa sia successo, e credo che comunque non è stata una bella situazione, e hanno sbagliato, e niente, ora speriamo che regalino un po' di spettacolo. Però bisogna dire che i tanti tifosi che erano sul colle del Gran San Bernardo fino al tunnel, magari da ieri, anche quest'oggi non hanno visto passare i corridori. Forse, non so, faccio fatica a capire le due richieste e la soluzione, che praticamente non ha lasciato contento nessuno, io penso, in questo momento. Senti, ma come mai in situazioni del genere si fa sempre tanta fatica a trovare una soluzione che accontenta i corridori, i CPA, gli organizzatori? Non sono mai lisce queste situazioni? Non lo so, difficile capirlo. È vero che la Croix de Coeur, io l'ho provata proprio 20 giorni fa, è una salita, soprattutto la parte finale, molto stretta, con le condizioni, fortunatamente ora non sta piovendo, passeranno tra circa mezz'oretta, 40 minuti, però posso dire solo una cosa, che la partenza, il Gran San Bernardo, il tunnel e la discesa si poteva fare tranquillamente. Poi dopo sulla Croix de Coeur non so cosa sarebbe successo, però la partenza era da fare, punto e basta. Senti Stefano, ultima domanda, un parere: il Giro d'Italia avrebbe senso spostarlo un po' più avanti se ci fosse la possibilità di farlo, perché il calendario è molto affollato? Deve essere spostato in avanti, la possibilità, è vero che si avvicina al Tour, però credo che potremmo contare su una mano, sulle dita di una mano, quanti corridori fanno Giro e Tour, quindi io credo che sia la soluzione più adeguata. Abbiamo visto il cambio climatico, abbiamo visto quello che è successo a Cesena, infatti siamo vicini tutti a questo disastro, alle vittime, però penso che sì, forse spostarlo una settimana, se non due, ma almeno una, potrebbe aiutare, come quando l'ho vinto io ai tempi anche di Pantani. Finire verso metà giugno forse credo che sia la soluzione ideale. È vero che il calendario è cresciuto, tante corse importanti, il Delfinato, ma tanto il Delfinato lo fanno i corridori che fanno il Tour, chi corre il Giro d'Italia non va a correre il Tour de France, quindi anche se la distanza tra la fine del Giro e l'inizio del Tour dovrebbe accorciarsi, non cambierebbe niente. Perfetto Stefano, grazie, in bocca al lupo. Grazie a voi, ciao.